Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Uno schema che favorisce Aprea. Subito il cross, colpo di testa in crociare, la palla è fuori. Polverelli ha colpito di testa con la palla che è finita larga. Indietro di Tiraferri per il portiere Mancini. Di prima forse mette in difficoltà Buttini, ancora verso il portiere Mancini. Lorenzo che sta per recuperare, forse lì al limite. Attenzione che c'è il pallone dentro per Sinani al volo sull'assist di Berneschi. Sinani sopra la traversa, che c'è un passo dal vantaggio. Pallone lunghissimo per Veltroni che può andare. Veltroni se la porta sul destro, poi cambia, Occhiolini su un buco, può passare, Occhiolini sinistro in diagonale, fuori di ogni niente, Occhiolini sul palo lungo, ha proprio accarezzato il palo e è andata fuori. Occhiolini scivola, riapre per Nannini. Nannini scambia con Berneschi. Di nuovo Nannini, Berneschi è dentro la gara di rigore, Berneschi, la porta è vuota e non ci arriva incredibilmente Veltroni. Non ci arriva, di un passo, incredibile occasione, questa più incredibile delle altre due. Al volo Polverelli, poi il tentativo di Cola. Mussi, Sinani, difende bene, c'è Veltroni, lo serve benissimo Sinani. Veltroni, subito di prima, verso Occhiolini, Tiraferri, rete! Autogol incredibile di Tiraferri. Tiraferri l'ha messa al 7. Sono chiaramente episodi che capitano. Diciamo quello che non era riuscito a fare l'Arezzo, metterla dentro. È stato sfortunato Tiraferri nel riuscire a farlo. Anticipo dentro l'area su Occhiolini. Tiraferri, pallone in rete e l'Arezzo dunque è in vantaggio nel modo più incredibile dopo aver avuto davvero quelle tre grandi occasioni. Va in vantaggio ma su questo autogol. Sinani riesce a far passare per Nannini, c'è libero Occhiolini, non passa la palla perché c'è Fabbri che sbaglia però il rilancio. Allora Mussi si allunga il pallone, rimpallo che favorisce Occhiolini, uno contro uno, Occhiolini salta netto Bottini, Occhiolini nella rigore, sinistro in diagonale, fallo, palla che arriva quasi al limite, ha provato Sinani a giocare di sponda, poi Mussi per Occhiolini, Occhiolini supera Fabbri, Occhiolini ancora grandissimo slalom, ma mette dentro Mancini con i piedi, porta vuota, Berneschi, ancora un salvataggio, palo! Non era riuscito a Bottini nel rinvio e la palla è andata sul palo, Nannini, altro destro! E la presa di Mancini, la palla non vuole entrare. Comunque rimane in partita dopo aver rischiato tantissimo di andare chiaramente sul doppio svantaggio. Intervento pulito qui, poi tiro, rete, Polverelli ha trovato il gol dalla distanza all'undicesimo minuto e questo dimostra come il calcio è implacabile con chi sbaglia tanto, chi crea ma non segna. È bastato questo tiro un po' sporco di Polverelli con la palla che si è infilata all'angolino. C'è Largo Socea, eccolo, controllo, ancora lui prova a centrarsi, poi Mussi direttamente sotto porta, Occhiolini scarta il portiere e la mette dentro per il 2-1 Amaranto. Occhiolini sembrava un traversone con non grandi pretese e invece Occhiolini l'ha controllato, ha saltato Mancini mandandolo fuori causa e a porta vuota ha messo dentro Occhiolini. L'Arezzo ritorna in vantaggio 2-1 con il terzo gol in campionato per Occhiolini, che fa 2-1 in un momento, dobbiamo dire, molto difficile per la partita dell'Arezzo, che dopo essere stato raggiunto da Rimini finisce qua. Arezzo batte Rimini 2-1, l'Arezzo torna al successo dopo 5 partite
dopo 5 sconfitte torna a vincere la formazione di Andrea Sussi, superando il Rimini per 2-1 al termine di una gara certamente estenuante, quella che aveva creato tantissimo, per la passata in vantaggio su autogol nel secondo tempo, altre clamorose occasioni, due pali e poi all'improvviso il pari del Rimini con Polverelli e poi Occhiolini nei minuti finali ha regalato il 2-1 all'Arezzo, che aggancia in classifica il Rimini proprio a 6 punti in penultima posizione. Arezzo dunque batte Rimini 2-1 in questo campionato Under 16 di Serie C. Adesso andremo a sentire tra poco l'analisi di Andrea Sussi. Insieme a mister Andrea Sussi, una partita che dal punto di vista delle occasioni non sarebbe stata in discussione, ma cosa hai pensato dopo l'1-1? Siccome ne ho viste tante, di solito queste partite quando non la butti dentro poi alla fine o la pareggi o la perdi, quindi, però è andata bene, i ragazzi hanno ricominciato a macinare gioco e a creare occasioni e alla fine siamo riusciti a buttarle dentro. Infatti ne hanno create veramente tante, no? Con palla a terra, cioè, con galvanizzando le caratteristiche soprattutto dei tuoi giocatori esterni offensivi. Sì, sì, ma noi abbiamo il nostro modo di giocare, ormai i ragazzi hanno capito, lo mettono in pratica, alle volte ci riesce bene, alle volte purtroppo non riesce perché ci sono gli avversari, che questo è un campionato abbastanza impegnativo, però speriamo nel giro di torno di mettere in pratica quello che produciamo. Si vedeva che avevano bisogno di questa vittoria, no? Che l'aspettavano da 5 partite. Sì, perché poi perdi, anche la stima un po' scende. Invece questa vittoria spero che gli faccia capire che ci possono stare anche loro,